Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Avete preso il caffè? Bene. Buongiorno, benvenuti al Creative Mornings Roma di febbraio 2017. Oggi abbiamo fatto questa scelta di fare un evento acustico, grazie anche al fatto che il clou dell'evento è appunto un musicista. E quindi non abbiamo mezzi di amplificazione, ma come sentite in questa sala possiamo tranquillamente parlare a voce naturale. Volevo dirvi che vi racconterò un po' del nostro format alla fine dell'evento. Vi ricordo solo il nostro hashtag che trovate su quel bel poster lì, che è CMRM, per chi volesse raccontare agli amici che è qui, e passerei a presentarvi il tema di oggi, che è un tema che, come sapete, è lo stesso mensilmente in tutto il mondo per tutti gli eventi Creative Mornings, che oggi è momenti. Lo svolgeremo, per me è un grande piacere, un grande onore, grazie a un musicista molto importante, che vi voglio presentare subito, e che è J.J. Wright. J.J., vedo per molti di voi sarà anche meglio, si esprimerà in lingua inglese, che lo pregherò di esprimersi lentamente in inglese, perché è una regola tra di noi, io gli parlo lentamente in italiano, lui mi parla lentamente in inglese, e non ci sono problemi. E quindi vi auguro una buonissima mattinata, vi troverò alla fine per rubarvi 3 o 4 minuti in cui vi racconto un po' di cose e ringrazio un po' di persone che oggi stanno dando una mano importante. Grazie. Grazie a voi per venire. Sono contentissimo di essere qui con voi, ma come Fabio ha detto, parlerò in inglese per questo speech. So, I want to start by playing for you a song that I wrote. Okay, so why am I counting at the end?
because this time I'm going to play. I'm going to play the melody with you one or two times. But I want you to keep playing. I want you to keep singing. Because this time you're going to become the song. And around what you're doing, I'm going to start to improvise a little bit and try to create a moment. Okay, ready? Here we go. And... There's three main things that I want to be able to do with that. I use my senses. So I look at the music, I make sure I'm playing it right. I use my ears, I listen to the music. Then I use my intellect. So if I don't understand something about the music, I ask my friends, my teachers, or I try to relate things about the music to my past experiences and find connections. Make it easier so that I can enter into the experience more fully. The third thing is emotions. So the third time we sing, I asked you to try to feel something. I want to be able to think about how does this song make me feel? And once I know that, then I can think about how do I want other people to feel when I play this song? So now after I've gone through this process, I'm able to enter into that creative moment. So it takes some preparation. But I just want to digress for a minute too and talk about how amazing Rome is, because we're here in Rome. And how many people are Roman? Some, okay. Yeah, it's an amazing place. I'm here doing research for my doctorate. I'm a student at the University of Notre Dame, which we're here at this Roman campus. And I'm also here in Rome with my family. My wife is right here, and my daughter, Mary Frances. But we have two other kids. So we have three kids, 6, 5, and 3. And we also came knowing about enough Italian to order a coffee, maybe. So not enough. But it's an incredible history. It's an incredible city.
historically, right? You can't walk down the block without stumbling on some incredible building, some incredible story about a place. And I just wanted to tell you a couple stories about some of the incredible things that have happened since we've been here. So right after we arrive, we're looking for a place to go to church. And it's Saturday, and we find a place called Santo Spirito, which is right by the Vatican. They have an English Mass, American community. And so we figure, okay, perfect place for us to go. So we go, and very nice people. We talk to the priest after Mass, and he's, oh, you know, what are you guys doing here? And we tell him, and he says, well, let's go to dinner sometime, you know. And so we think nothing of it, but he calls us a couple days later and says, you know, you guys want to bring up the gifts to Pope Francis on Sunday for Mass? And we were like, okay, you know, it's like we've been here a week, but that sounds great. So we get to go bring up the gifts to Pope Francis, amazing. The next week, we live in Monti, so not too far from here. Right on the corner of our street is a church called Santa Maria dei Monti. And so, you know, we go there for church the next week and don't think anything of it. We're finally starting to settle into Rome after a couple weeks. And I'm in the library doing some research on my composer who I'm studying, named Giovanni Nerio. And being the terrible student that I am, realized that he worked in three churches in Rome. Santo Spirito, Santa Maria dei Monti, and Chiesa Nuova. There's a great story about the third one, but I'll wait to tell that. So, just these incredible opportunities that I didn't even know about. I didn't even know what would happen. So, over Christmas break, we take a little day trip up to Assisi. And on the way up, we rent a car and we're driving up, and I think one of the kids maybe peed their pants or something, I don't know. We had to stop all of a sudden. And we're driving by this town called Narni, little hillside town not too far from here. And, you know, we eat lunch, go to the bathroom, stop at the church, and don't think much of it. But again, the next week, I'm up in the library doing my research, and again, realize, oh my gosh, Giovanni Nerio was born in this town. So totally by chance, we stumble upon this place. Now, the really cool thing, the third church, Chiesa Nuova, is the place where Nerio's music was performed when he was alive. This is at the early 1600s. And my project here is to compose new music based off of what I learned from studying his music. And at the end of the year, we'll get the opportunity to perform this music at Chiesa Nuova, which is really cool because the music he wrote was performed there in 1617. So it's exactly 400 years later. And I'm telling you all of this because these are the types of experiences that I hoped would happen when we planned this trip to Rome. You know, we had no idea what would happen. And I dreamed that it would be like this, so exciting, and there's all these things that come together, and but I never could have planned these types of things, right? They're all just dumb luck, maybe. I also never could have planned all of the difficult things about moving to a foreign country. So every week since we've been here nearly, a child or myself or my wife has been sick. So Mary Frances is here today because she's sick, but she's not contagious. I never could have planned sleeping on average 5 hours a night because of sick kids. You know, for 6 months straight, I thought after babyhood we were done losing sleep, but I also never really estimated, maybe some people know this feeling, but going to a foreign country as a foreigner, when you don't speak their language very well, it's incredibly lonely, you know, like you want to tell people things, and you want to tell everybody all these incredible experiences you're having, but you're kind of just there, you can't fully communicate. And the really amazing thing is that these opportunities, these events come up, good and bad, right? They're unexpected. And in this way, just like if we're in a meeting with our coworkers, or our car breaks down on the way to work, or a bus,
Or we're in the cafe and a beautiful woman or man walks in and orders a cafe next to us. These opportunities present themselves, and we don't get to choose the script. You know, they're kind of laid out to us. And in these opportunities, if we can engage creatively and listen very closely, we can create something beautiful out of these moments. And I think it's another thing that's really incredible is that we have this ability to sort of synthesize all of our past experiences and all of the things that we've learned in order to build new relationships with each other, in order to ask new questions and to find new answers to questions that we've been wondering about. And we can use these moments to create an opportunity for ourselves to respond, creatively respond to everything that this life can offer for us. So I would love now to play a full song for you before you head to work, if I may. And thank you so much again for being here. Grazie veramente.
Volevo dire una cosa che mi ha ispirato, che essendo romano anche di una certa età e quindi avendo sempre vissuto in questa città, ho avuto la fortuna di incontrare tante persone che sono venute a vivere qui da altri paesi, da altre realtà. E ho avuto l'opportunità di guardare questa città con i loro occhi e credo che questo è un esercizio che dovremmo fare, farlo per chi è romano, tutti spesso, perché noi che siamo qui ci dimentichiamo troppo spesso della fortuna che abbiamo. E guardarla con gli occhi di chi viene da fuori ce la fa capire meglio. E questo credo che sia una cosa di cui ti voglio ringraziare, oltre a tanto altro, perché mi ha fatto veramente riflettere. Mi hai anche molto emozionato, ma questo perché a un certo tipo di musica mi appartiene molto e quindi ti ringrazio. E detto questo, vi voglio raccontare che JJ farà un bellissimo concerto il 1° di giugno, vi daremo anche informazioni sui nostri mezzi, alla Chiesa Nuova, giusto? Di musica sacra, di sera questa volta, regolarmente alle 9 di sera, e mi fa molto piacere ricordarlo, e poi lo ricorderemo anche più avanti sui nostri mezzi. Vi racconto anche un minuto di Creative Mornings, che è un format nato a New York qualche anno fa, che si è diffuso rapidamente in tutto il mondo. Oggi in più di 160 città nel mondo si svolgono questi incontri mensili su un tema comune, stabilito uguale per tutti, e interpretato a seconda delle nostre realtà, come meglio lo vogliamo interpretare, attraverso uno speech ispirazionale, breve, all'inizio della giornata, che possa regalare un po' di ispirazione creativa a tutti quelli che intervengono. Noi a Roma lo stiamo portando avanti da un annetto e mezzo e ci divertiamo tanto e incontriamo un sacco di persone belle e interessanti, sia come speaker, e oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione per me fantastica, sia come persone che ci frequentano e vogliono seguirci. Tutto questo è una bella cosa di Creative Mornings nel mondo, si svolge grazie a degli sponsor globali, mondiali, che sono delle aziende. Abbiamo fatto dei bei cartelli, oggi non abbiamo video, questa è la nostra versione unplugged dell'evento Creative Mornings, che sono MailChimp, Shutterstock e Wix, i nostri sponsor globali. Oggi dobbiamo dire un grazie veramente grande a due partner che ci stanno seguendo molto, che sono Zolle, che ci ha offerto la colazione, e Metodo, che ci offre il caffè, sempre, e che ringrazio davvero di cuore. E, diciamo grazie a LC, che ha stampato questi bei cartelloni, che stampa tante belle cose per noi, a Cose Belle Magazine, che parla spesso di noi, e soprattutto a Atom Radio, che è una web radio che oggi per la prima volta è qui con noi e che ci sta mandando in diretta l'evento sulla loro piattaforma. E ti ringrazio moltissimo, grazie a te. Vi ho raccontato quasi tutto, se mi dimentico qualcosa ditemelo. Grazie a veramente a tutti quanti hanno collaborato all'evento, e vi do appuntamento a marzo, seguiteci sui nostri social e vi raccontiamo che cosa facciamo. Buona giornata a tutti. Sì, lo facciamo suonare un altro po', eh? Sì.
dimenticavo una cosa gravissima, l'emozione gioca brutti scherzi, devo ringraziare la location, grazie Notre Dame, è veramente un bel posto, siete stati carinissimi, grazie di tutto.